Stai qua Simonetta, lo presento io. Fatemi dire che sarà una scelta un po' originale, però mentre la Raggi, Gualtieri e Calenda si occupano, eppure male, del centro di Fontana di Trevi, Piazza Navona, di Via Condotti, noi siamo orgogliosi di dare questo pomeriggio la voce alle periferie di Roma, che per noi sono il cuore di Roma. Fatevi un applauso, perché vedere questa piazza non in mano agli spacciatori ma in mano alle famiglie è una nostra prima grande vittoria. Grazie di cuore. Prima di intervenire io ringrazio Simonetta e presento io ai colleghi giornalisti. Dico colleghi giornalisti perché il mio mestiere sarebbe quello di giornalista professionista, attualmente in aspettativa non retribuita, e la domanda che fanno: ma è il candidato giusto? Io sono convinto che non solo sia il candidato giusto, perché essere candidati sono buoni tutti di essere candidati, la cosa importante è che sarà il sindaco giusto per Roma. Un applauso a Enrico Michetti, in bocca al lupo, perché ti aspettano 5 anni con Simonetta di duro lavoro. Fateglielo arrivare l'applauso. Grazie a tutti. Quando è iniziata questa avventura io ho incontrato Matteo Salvini e devo dire che ho conosciuto un uomo, ho conosciuto una grande persona, una persona seria che tutto quello che ha detto ha fatto, e ho conosciuto una persona che è un grande capitano di una grande squadra che porteremo insieme in Campidoglio. Io oggi con lui parlando abbiamo affrontato un tema, quello delle periferie, e sapete che il tema delle periferie è il tema fondamentale, da qui che riparte Roma, e abbiamo deciso, ma questo insieme anche a tutta la coalizione, anche con Simonetta, ne abbiamo parlato più volte, che la prima cosa che faremo è istituire l'assessore alle periferie. E la sede dell'assessorato alle periferie sarà nel quartiere delle Torri. Io credo che oggi ci sia la possibilità di cambiare, perché quelli che oggi governano e che governavano ieri non hanno bisogno di programmi, loro hanno il potere per realizzare le cose e non fanno nulla, purtroppo, non fanno nulla sull'igiene urbana, non fanno nulla sui trasporti, non fanno nulla su quello che è il degrado che noi vediamo delle nostre strade, non fanno nulla sulla manutenzione dei plessi scolastici, non fanno nulla sui presidi di sicurezza, non fanno nulla per accendere questa città buia, non fanno nulla per lo sfalcio dell'erba, non fanno nulla per il benessere del cittadino, purtroppo. Non ci sono impianti sportivi, gli danno una concessione a un anno, ma mi spiegate come si fanno a fare gli investimenti quando tu hai una spada di Damocle tra capo e collo? Non fanno nulla per gli anziani, tutto ciò che fanno è dire di no a tutto, a cominciare dalle Olimpiadi. Questa è una città che dovrebbe tornare a crescere, questa è una città che si dovrebbe rigenerare, avrebbe bisogno che la parte più marginale della città si ricucisse ai quartieri suburbani e ai quartieri del centro, e qui noi dovremmo portare gli stessi servizi, dovremmo portare le stesse opportunità. Ecco perché qui faremo i piani di recupero,
e realizzando i piani di recupero porteremo l'innovazione tecnologica, porteremo la quinta generazione della transizione digitale. E questo è importante, sapete perché? Perché se ci sono queste opportunità, qui vengono le aziende, e se vengono le aziende viene il lavoro, e se viene il lavoro viene la dignità dell'uomo, la libertà, l'indipendenza. Noi dobbiamo portare lavoro. Noi abbiamo un'amministrazione dove purtroppo il cittadino è posto ai margini. Attendiamo 36 anni per avere una risposta su un condono che ancora non arriva. Prima, per fare una carta d'identità, l'amministrazione la rilasciava a vista. Oggi servono 5 mesi. Purtroppo, e per non vi parlo del diritto di superficie o delle affrancazioni, di cui c'è già una legge nazionale e mancherebbe soltanto un foglio di calcolo, neanche questo si riesce a fare. Io credo che Roma ha talmente tante opportunità, viviamo su una miniera d'oro, abbiamo il più grande patrimonio dell'umanità da amministrare, ma sembra che a questi signori non importa nulla. Anche nella gestione della pandemia hanno abbandonato intere categorie: commercianti, ambulanti, urtisti, demolitori, tassisti, titolari di piscine, ristoratori, albergatori. Questi per loro non avevano futuro, erano parcheggiati su un binario morto. Ripartiremo anche da loro. Io credo che con questa grande squadra, con un grande capitano come Matteo Salvini, persona seria, persona di grande qualità, che è riuscito nell'intento di creare una nuova generazione della politica che abbiamo rappresentato poc'anzi, persone che sanno, che hanno già dimostrato di saper fare e che oggi tutti quanti insieme cercheremo di portare in Campidoglio. Abbiamo bisogno del vostro aiuto. Roma ha bisogno del vostro aiuto. Un tempo tanti cittadini provenivano dalle regioni più sperdute e Roma rappresentava un sogno, un'opportunità. Chi proveniva dalla Calabria, chi dall'Abruzzo, chi dalle Marche, chi proveniva. Roma rappresentava la possibilità di un futuro. Oggi i nostri figli diventano emigranti, le nostre aziende vanno via da Roma. Non c'è più tempo da perdere, dobbiamo cambiare. E la coalizione del centrodestra rappresenta l'unica via d'uscita. Io vi voglio bene, vi ringrazio e lascio la parola al capitano. Grazie, grazie veramente di tutto. E andiamo a riprenderci il Campidoglio. Sentire. Allora, grazie, vedrò di non essere lungo perché la cosa più bella siete voi e la cosa più bella me l'ha detto una signora là che mi ha detto: grazie per il solo fatto di essere qua, perché era 30 anni che aspettavamo che qualcuno portasse un po' di pulizia a Tor Bella Monaca. E quindi grazie a quella signora. E la cosa bella di questa piazza è vedere bimbi
mamme, papà, nonni, famiglie che mi hanno detto che in questa piazza di solito gira altro, io vi dico che stamattina quando sono venuti i ragazzi a mettere le transenne e a mettere i gazebo hanno dovuto stare attenti perché hanno raccolto decine di siringhe qua in mezzo. E per me la soddisfazione è vedere là, in cima a quel piano, quella signora, in cima a quel palazzo, quell'altra signora, noi siamo qua per gridare al mondo, e spero che i giornalisti ci diano una mano, che Tor Bella Monaca, come Corviale, come Primavalle, come San Basilio, non sono delinquenti e spacciatori, ma sono un sacco di persone per bene, sono famiglie, sono mamme, sono lavoratori. Questo è. E per questo abbiamo deciso di venire qua, di non stare nei salotti buoni frequentati da Gualtieri, dalla Raggi e da Calenda e da qualche cinghiale. No, qua, nel cuore di quella che per noi è Roma, senza fare mille promesse, con Enrico e con Simonetta. Persone oneste, però non basta essere onesti. Vi ricordate la Raggi 5 anni fa? Onestà, onestà, onestà. E per il mondo Roma va in giro per le montagne di immondizia che si accumulano per le strade, per gli autobus che prendono fuoco e per le buche nelle strade. Noi all'onestà vorremmo aggiungere la competenza, la capacità, perché Roma torni a essere una delle capitali più belle del mondo di cui andare orgogliosi. Io sono sicuro che Enrico Michetti arriverà al ballottaggio con enorme vantaggio rispetto alla sinistra e che la Lega sarà la sorpresa positiva di queste elezioni comunali a Roma. E poi ci sarà da ridere a casa Gualtieri e a casa Raggi. Quindi abbiamo ben chiaro in testa come dare una risposta sul tema rifiuti e tenete presente, e ve lo lascio come dato da portare ai vostri amici nella prossima settimana, perché ci sono ancora troppi romani indecisi, la città italiana con record italiano di raccolta differenziata ha esattamente il doppio della raccolta differenziata di Roma. Qua la Raggi ha fermato Roma al 43% di raccolta differenziata. La città italiana con la raccolta differenziata maggiore e la tassa rifiuti più bassa ha l'86%, e vi lascio indovinare da quale partito è governata questa città e di che partito sia il sindaco di questa città. Ebbene, questa città è Treviso, e quello che facciamo a Treviso noi lo vogliamo fare anche a Roma. Pulita, ordinata, decorosa, bella. La città delle università, la città della cultura, la città dello sport. E noi abbiamo scelto un sindaco e un prosindaco nel nome del rispetto, visto che si gioca al derby, uno della Roma e uno della Lazio. Così siamo tutti d'accordo e non si litiga. Manca lo stadio olimpico, però anche una città sicura. Io ieri ho scoperto una roba che non sapevo, al di là dell'orgoglio che io mi ricordo, me lo ricordava un signore che c'è qua davanti, di quando da ministro dell'interno ho avuto l'onore, siccome la lotta alla mafia qualcuno lo fa con le chiacchiere, coi convegni, coi libri, la lotta alla mafia io ricordo con orgoglio quando l'ho fatta dando il primo colpo di ruspa a una villa confiscata ai Casa Monica che è diventata un parco pubblico per i cittadini a Roma. E quelle sono soddisfazioni. Però sti giorni ho scoperto una cosa, che io vado a processo il 23 ottobre, vado a processo a Palermo perché ho fatto il mio lavoro di ministro e ho cercato di contrastare gli scafisti e di bloccare gli sbarchi. Ma sapete, fra gli altri testimoni che verranno ad accusarmi e a dire che sono un sequestratore, un aguzzino,
un leghista, un razzista, e hanno convocato, sapete chi? Io l'ho letto due volte per vedere se avevo capito bene, a Palermo, fra i banchi dell'accusa per provare a mandarmi in galera, hanno convocato Richard Gere. Sì, hanno convocato quello che io pensavo fosse un attore, e l'hanno convocato non so a che titolo, per dire che sono una persona pericolosa. Allora io ho chiesto al mio avvocato, noi almeno dobbiamo rispondere se quelli usano Richard Gere, noi dobbiamo convocare, che so, Raul Bova, Lino Banfi, Checco Zalone, dobbiamo rispondere con persone di assoluto e maggior livello. Però vi rendete conto, uno che ha fatto il ministro dell'interno, che ha fatto il suo lavoro, perché non è diritto di un ministro, è dovere di un ministro bloccare l'immigrazione clandestina, perché ne ho le palle piene di spacciatori, scippatori, perditempo, molestatori, e basta, e basta. Però quel giorno almeno gli chiedo l'autografo, così porto mio figlio all'autografo. Però noi sorridiamo, ecco, però per me essere qua, voi siete giù, noi siamo sul palco e vediamo i palazzi per qualche giornale malfamati, vediamo delle incompiute, vediamo un quartiere che spesso e volentieri, io sono entrato in alcune case di cittadini di Tor Bella Monaca che pagano l'affitto e non c'è l'acqua, non c'è il citofono, non c'è il portone, non ci sono gli ascensori per i disabili. Quindi, però la Raggi ha trovato il modo e i soldi per far la pista ciclabile storta sul lungo Tevere. A parte il fatto che le piste ciclabili vanno fatte laddove è giusto farle, però prima di riempire Roma di monopattini elettrici, e questo è l'impegno che chiedo a Michetti, con cui abbiamo concordato anche a Simonetta e ai nostri presidenti di municipio, un assessorato che si occupi dei diritti delle persone disabili, che non possono essere dimenticate, chiuse in casa, come romani di serie B. Roma bella per tutti, Roma vivibile per tutti, Roma che dà l'opportunità a chi arriva da un altro paese domani mattina. Però chi sceglie quel simbolo sulla scheda elettorale domenica prossima fa una scelta. Siccome non c'è tutto per tutti, non ci sono case popolari per tutti, non ci sono bonus affitto per tutti, non ci sono posti all'asilo o posti di lavoro per tutti, se governa la Lega, quel poco che c'è, prima va agli italiani e poi va al resto del mondo. Prima va ai romani e poi va al resto del mondo. Quindi io vi dico grazie, vi chiedo in questa settimana di portare nei quartieri di Roma sorriso, proposte. Di là sono nervosetti, parlavamo con Enrico, non si può parlare di sondaggi, se no mi arrestano, c'ho già i miei processi e i miei problemi. Però io vi dico che Enrico Michetti arriva al ballottaggio con almeno 10 punti di vantaggio sul secondo classificato, e vi metto la firma. Vi dico che la Lega prenderà molti più voti rispetto a quello che qualche giornalista di Repubblica o del Fatto Quotidiano si aspetta, e vi metto la firma. E poi si va al ballottaggio, e poi si va al ballottaggio. In questa settimana lascio il futuro di Roma in mano a voi. Però a differenza di altre città che vanno al voto, voglio chiudere con questa riflessione, perché votano anche Milano, Napoli, Torino, Bologna, Caserta, Trieste. Attenzione però, altre città partono da altre situazioni. Io mi rifiuto, da romano di adozione, di pensare a Roma
per altri 5 anni in mano agli incapaci del PD o dei 5 Stelle. Non ce lo possiamo permettere. Sarebbe la fine. Sarebbe la fine. Quindi siamo ancora in tempo per restituire ai romani l'orgoglio di vivere in una delle capitali più belle del mondo, e che sia la Lega a dare questa opportunità, la Lega che fino a qualche tempo fa si occupava solo di una parte di paese, ma la Lega che ha deciso che il buon governo della Lega non può essere destinato solo ad alcuni italiani, ma deve essere offerto a tutti gli italiani, da nord a sud, perché noi la partita la vinciamo tutti insieme, non a pezzi. E quindi vi chiedo in questa settimana di metterci l'anima, di scaldare teste, di scaldare cuori. Noi la battaglia la facciamo. In Parlamento ovviamente abbiamo dei compagni di viaggio un po' particolari in questi mesi: Letta, Conte, Di Maio, PD, 5 Stelle, Speranza. Però avete visto questa settimana, grazie a quei rompiscatole della Lega, il presidente Draghi ha detto: non metteremo nessuna nuova tassa, non si aumenta la tassa sulla casa, non si aumenta l'IMU sui negozi, si trovano i soldi per tagliare le tasse sulla bolletta della luce e del gas. E noi chiediamo anche un passaggio ulteriore: tamponi rapidi per milioni di lavoratori che non possono rimanere a casa senza stipendio. Io mi rifiuto di pensare ai poliziotti a casa, ai medici a casa, agli insegnanti, agli infermieri, ai pompieri a casa. Diritto alla salute, ma diritto alla vita e diritto al lavoro per tutti. E quindi facciamo questo piccolo grande miracolo. Di là Raggi, Gualtieri e Calenda hanno soldi, hanno giornali, hanno televisioni, hanno amici potenti che ci mettono i quattrini. Noi non abbiamo nulla di tutto questo, ma a differenza loro abbiamo qualcosa che per me vale più dei loro soldi e delle loro televisioni. Abbiamo voi, abbiamo il popolo, abbiamo donne e uomini liberi. Liberiamo Roma, grazie, viva Tor Bella Monaca, viva le periferie che sono il cuore di Roma. In bocca al lupo Enrico, in bocca al lupo Simonetta, e viva la grande Lega, grazie di cuore.